Ciao a tutti, sono Brixens, benvenuti in un nuovo video. Questa non sarà una recensione, sarà una roba di commento, recensione, riassuntino, pazzerellino, quello che piace a noi. E sarà su Celebrity Hunted. Ora, io potrei qui dirvi, me l'avete richiesto in tantissimi. Non è vero, me l'ha richiesto l'anima viva. Ma lo so, voluto vedere io perché serviva qualcosa da guardare mentre stavo a lavare i piatti. Grandi momenti. Così mi sono vista Celebrity Hunted, una serie TV di Prime Video, ovvero quello di Amazon Prime, che riguarda 6 puntate in cui delle celebrità famosissime in Italia vengono rintracciate, inseguite da persone esperti di queste cose. Ecco, non mi vengono nemmeno le parole. Quindi se avete voglia di un video un po' così frizzantino, niente di troppo professional, eccetera, eccetera, benvenuti, questo è il video per voi. Ma prima di iniziare a parlare di Celebrity Hunted, la maglietta che indosso a tema icone horror è di Pampling, e con Pampling potete ottenere il 20% di sconto su tutte le magliette del sito tramite il mio codice. Il codice Sghicio, perché Sghicio tornerà di moda. Se non avete voglia di magliette ma avete voglia di tazze, trovate queste tazze pazzesche sul mio shop e le metto qui per fare pubblicità come lavora di sperda qualsiasi. Nel caso vi andasse di suggerirmi cosa vedere e cosa suggerirmi davvero, trovate qui il mio Instagram. So che moltissimi mi avete suggerito di guardare Il Buco, il film di Netflix. Io all'inizio i primi messaggi che mi guardavo mi arrivavano e dicevo: ma che è? Tipo uno scherzo? Hai guardato Il Buco? Cos'è? Non è un film zozzetto, ma un film che io non ho ancora visto, quindi lo scoprirò, ecco. Mi avete richiesto in tantissimi Earth Girl, però io all'inizio della quarantena mi ero ripromessa di guardare un sacco di film super impegnati, eccetera, eccetera, ma in realtà non riesco a concentrarmi su niente, quindi sto così. Pure vedere 200 notifiche delle dirette su Instagram mi fanno sentire sopraffatta da tutta sta cosa e mi sento stanca solamente a guardarle, tranne la diretta di Joe Squillo, quella è fantastica a guardare. Ma a parte tutto, iniziamo a parlare di Celebrity Hunted. Se non l'avete visto, non sapete che cos'è Celebrity Hunted, ci arriva qua la vostra cara Barbie Xanax. Ah, mi ero dimenticata, pubblicità del secondo canale, Bix Coven, in cui parlo di True Crime. Il primo canale YouTube italiano che parla solamente di True Crime, l'originale, diffidate dalle imitazioni. Ma iniziamo a parlare di Celebrity Hunted. Non me l'ha chiesto l'anima viva, sinceramente. E se Celebrity Hunted è diventata la vostra serie TV del cuore, bellissimo, mangiate tranquilli. Succo di frutta, una merendina, se vi va da una fattura e defila al supermercato e siamo tutti amici come prima. Ma iniziamo qui con la mia agendina del 2010, che è simbolo ormai di qualità. Allora, io ho sentito parlare di tutto di Celebrity Hunted e quindi ero un po' curiosa perché volevo qualcosa da guardare mentre pulivo casa, vi dico la verità. E quindi non richiedono proprio la massima attenzione, e Celebrity Hunted è stata la scelta perfetta, visto che in 40 minuti di puntata praticamente la metà dei video sono solamente rallenti di immagini del Colosseo, immagini random, aeree, eccetera eccetera. Celebrity Hunted è bruttino. Se vi è piaciuta, buono, bellissimo. Io ho visto un po' le reaction su Twitter, a quanto pare un sacco hanno detto bellissima, adrenalinica, e io ho fatto: ma io l'ho trovata noiosa. Le puntate sono di 50 minuti e per 30 minuti sono tipo sguardi, immagini dal vivo, scene che si muovono così, tipo action movie, e poi 20 minuti di cose che succedono effettivamente. Ma iniziamo. Allora, la parte più bruttina secondo me di Celebrity Hunted è la prima parte, la prima puntata. La prima puntata secondo me ha proprio tutto, unisce tutte le cose che non sono ben riuscite di questa serie TV. Allora, la serie inizia con una scritta che, a quanto ho capito, ho visto su Twitter, alcuni dicevano: ma cosa vuol dire? La scritta è: ai fini della narrazione, il programma replica alcuni dei poteri dello Stato, come telecamere di sorveglianza, tabulati telefonici e tracciamenti bancari. Ovvero, cosa vuol dire questa scena? Santo cielo, cosa vuol dire? Vuol dire che è tutto finto. È normale, stiamo parlando di un programma televisivo, in un certo senso è una serie TV, però siamo sempre sugli stessi meccanismi. Se non fosse così, non sarebbe legale, starebbero violando la legge, servirebbero dei mandati. Inoltre, queste cose sono molto lunghe, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, le utenze telefoniche, quindi rintracciare una posizione, servono dei permessi, la legge, il giudice deve approvare questa richiesta magari della polizia. Cioè, se fosse tutto vero ci metterebbero 2 anni per registrare una puntata. Inoltre ci sarebbe anche la violazione della privacy, perché senza un effettivo reato nessuno, nemmeno la legge, nemmeno il carabiniere o il poliziotto che vuole fare, può andare lì a vedere chi o cosa ha chiamato il telefono di Tizio e Caio, o sentire per esempio cose così. Ovviamente per creare questo programma ci sono state delle persone che sono venute incontro, ecco, hanno dato dei permessi, ecco. È tutto finto, ma
non è un male, anzi, meglio così, vuol dire che non hanno violato la legge ed è normale, perché ovviamente hanno piegato delle leggi allo spettacolo, perché alla fin fine stiamo parlando di una serie TV, quindi non è un episodio educativo in cui noi seguiamo un'azione, ma è un prodotto di intrattenimento, quindi è normale che l'intrattenimento debba avvenire prima, e mi sembra una cosa scontatissima. Il problema è che onestamente io l'ho trovato davvero sbagliata la narrazione sotto molti punti. Ho trovato proprio un approccio, un punto di vista sbagliato. Io ho visto Celebrity Hunted, è un programma che a quanto pare nasce da una versione francese che poi è stata comprata in Italia. Secondo me però qui hanno fatto delle scelte molto opinabili. Prima fra tutte, ho trovato davvero fuori luogo gli eccessivi costi di produzione inutili. Il fatto che ogni 3 secondi ci sia la ripresa aerea del famoso quartier generale, che dubito onestamente che sia quello, visto che non è accessibile quella parte di Roma. 1000 riprese del Colosseo, e noi da una parte vediamo queste riprese che sembrano molto Mission Impossible, eccetera eccetera, poi ci sono i protagonisti di questo reality che soprattutto nella prima puntata sono molto, non sono troppo naturali, sono molto che devono fare il personaggio, sentono molto il peso di dover intrattenere, soprattutto alcuni, e questo cozza molto, sembra tutto molto troppo finto, soprattutto quelli che non sono effettivamente dei personaggi dello spettacolo, degli attori. Si vede proprio che insomma è tutto artificioso, quindi da una parte vediamo questa parte super wow, Mission Impossible, tutto sembra vero da film, dall'altra parte c'è la recitazione da fiction. Ed è brutto che si vedono proprio alcune gag che sono state preparate dai protagonisti. Secondo me non tutti i personaggi funzionano, e quelli che secondo me funzionavano meglio, sono andati fuori immediatamente. Il punto è che è troppo pomposo, e poi dopo la recitazione non è all'altezza del taglio che viene dato a livello registico, di montaggio, eccetera eccetera. Io ho trovato delle cose abbastanza gravi, onestamente, dal punto di vista di regia e montaggio. Ci sono delle cose che andavano tagliate, cioè per esempio mi sembra nel primo episodio quando Diana del Bufalo, e io dirò sicuramente Diana del Buffalo perché non lo so perché, ma nella mia mente si chiama Diana, cioè non mi entra nella testa, scusate, non ci azzecco i nomi. Diana del Bufalo e Cristiano Caccamo scappano, che devono prendere quella barchetta con il padre che li attende, e loro scappano su questa barchetta, e a un certo punto si vede l'operatore che li segue. Noi per tutto il reality, diciamo tra mille virgolette, non vediamo mai l'operatore che segue queste persone. Noi vediamo, che so, loro salgono in macchina e c'è la ripresa da davanti, quindi vuol dire che c'è qualcuno che ha messo una GoPro, c'è un regista, un operatore che li segue, e è scontato. Il punto è che noi non li vediamo mai, a parte in 3 casi, e secondo me in un caso è giustificato e ci sta, in 2 casi è un errore. Il primo errore è quando Diana del Bufalo e Cristiano Caccamo stanno sulla nave, che noi a un certo punto riprendono sta barchetta davanti e vediamo proprio l'operatore che sta di schiena verso la punta, non so come spiegarvi, che quindi riprende davanti la barca, e vediamo che c'è pure lo zaino del Decathlon, che non è né il padre di Diana né lei né Cristiano Gacca, ma capiamo che è l'operatore. L'altro problema è quando Totti scappa poco prima della fine, noi vediamo proprio lui che corre, vediamo che inciampa davanti uno dei due operatori. Invece giustificabile è la terza volta che si vede un operatore, ovvero nel finale, quando Totti chiama la moglie, fa la scenetta e dice ok no, mi fido troppo, e poi dopo la richiama, così è un pezzo molto carino, secondo me divertente, è il dietro le quinte, e ci sta che lì si veda l'operatore e tutto, perché è tipo un finto dietro le quinte che ci sta, ecco. Però per il resto o tu li rendi sempre palesi questi operatori, oppure no, oppure devi far finta che tutto c'è. Quando vedete le celebrità che sono rincorse, vedete delle riprese da davanti, tipo sul posto non del conducente, di quell'altro della macchina, non mi viene il nome, a volte vedete le riprese anche di lato, le vedete da davanti, le vedete per quanto riguarda Totti, per esempio, che sono di lato dal guidatore. È qualcuno, un operatore molto bravo, che ha posizionato delle GoPro o qualcosa nei punti strategici, quindi queste celebrità non sono da sole, c'è un operatore, e o lo rendi sempre palese o lo devi nascondere sempre. Che poi le persone, il grande pubblico non se ne sia accorto è un conto, però il punto è che rimane un errore. E se tu metti il tono del video, della serie, tutto wow, così si nota ancora di più, ecco. Io avrei apprezzato sinceramente un taglio un po' più, avete presente, a Catfish,
ci sono altri operatori che noi non vediamo, soprattutto nelle puntate, nelle stagioni più avanzate. C'è Niamh, Max, ora non c'è più Max, ma vabbè, c'è Niamh e Max, e teoricamente noi abbiamo l'idea che Max sia quello che riprende tutto. In realtà noi vediamo che ci sono altri 5-6 operatori, a volte sfuggono. Però è tutto molto grezzo, ecco, quello che vediamo. Abbiamo la percezione che lo sia, almeno. E secondo me manca questo a questo reality, la percezione che sia reale. Tu lo percepisci come molto artificioso. Ci sono degli errori, secondo me, molto grossi, che ricordano proprio al pubblico che qualcosa non quadra. Come per esempio l'inizio, la prima prova, ci viene presentato con loro che dicono le nostre celebrità sono già che la prima prova, la prima fuga, la possono programmare da loro. E c'è Fedez e Luis Sal che scappano e dicono... E noi sappiamo che, insomma, loro hanno programmato tutto... da loro, cioè è tutto organizzato, scelto da loro. Arrivano e c'è Luis Sal che davanti al carro funebre che hanno scelto da loro come fuga fa tipo un'espressione sorpresa, come se non l'avessero scelto loro. Anche Fedez fa un'espressione di sorpresa e dice almeno siamo comodi, e subito dopo ritornano loro a dire abbiamo delle idee fantastiche, abbiamo programmato la prima fuga davvero come si deve. Ma allora che cosa fa dell'espressione sorpresa se quello l'avete deciso voi? Come non ha senso? Inoltre ci sono dei momenti in cui anche qui è davvero scritto in maniera... come si dice? Poorly? C'è la prima fuga di Cristiana del Bufalo e Cristiano Diana del Bufalo e Cristiano Caccamo. Loro prendono i soldi al bancomat e poi prendono il taxi. Il tassista è una persona compiacente, ovvero una persona che hanno detto le va di fare questo, 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 hanno posizionato già la telecamera lì, perché loro quando salgono sul taxi già c'è la telecamera che riprende proprio da davanti il cruscotto, quindi vuol dire che qualcuno l'ha posizionata là. Cristiana del Bufalo va lì e fa il tassista, può aspettare un secondo? Che facciamo un bancomat? Io non lo so, forse a Milano si usa questa espressione, che facciamo un bancomat, io non l'ho mai sentita in vita mia, non lo so. Ci sono loro, lei e Cristiano Caccamo, che fanno il nostro punto di forza, il camouflage, perché durante tutta la serie loro si travestiranno. E loro si vede che si sono un po' preparati questa gag del camouflage. Non lo so, è un po' forzata, man mano poi diciamo che si allenta tutta questa parte e rimane tutto molto più naturale per loro, così come per Fedex e Luis Sal. Scusate, io non so dire Fedex con la Z, lo dico con la X, perché non lo so dire, lo dico come la società di spedizione. Man mano che va avanti si vede proprio che sono più naturali, secondo me è molto più divertente, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Fedex, che... Scusa, io non sono una fan di Fedez, soprattutto per quanto riguarda il suo passato grillino. No, non ho apprezzato per nulla questa cosa. Però ultimamente sto apprezzando tantissimo sia la denuncia che ha fatto contro il Kodakons, giustissimo, tutti i suoi appunti contro il Kodakons, sia per quanto riguarda il documentario di Chiara Ferragni, lei a Sanremo. Lui ha detto esattamente quello che pensavo anch'io. E ho apprezzato tantissimo tutto il lavoro che stanno facendo sia lui sia Chiara in questo momento, sia per quanto riguarda l'informazione, sia per quanto riguarda l'impegno in prima persona nel dare messaggi, nel dare aiuto concreto. E così come non ho apprezzato alcune cose, secondo me è doveroso sottolineare e dare la stessa voce anche delle cose che si apprezzano delle persone, perché altrimenti si urla qualcosa che non ti piace e poi stai zitto su qualcosa che ti piace, non è giusto. Per quanto quando vanno avanti le puntate, onestamente il personaggio di Fedez mi è piaciuto maggiormente. È molto più naturale, lui che insomma corre nella stanza per salutare credo suo figlio, sono cose carine, oppure che chiede al padre quanti pacchetti di sigaretta ha fumato, sono delle cose di umanità più interessanti. Lui che fa per esempio gli autografi a tutto l'albero genealogico del paese, cioè sono delle cose più carine onestamente rispetto all'inizio, che erano un po' forzate. C'era per esempio Luis Sal che fa la citazione al muschio, perché loro hanno il podcast che si chiama Muschio Selvaggio. È troppo forzato, è troppo artificioso e perde la potenza della comunicazione. Invece man mano che si va avanti, anche Fedez che insomma dà le frecciatine a Francesco Facchinetti, secondo me funziona di più anche a livello televisivo, perché è più naturale, è più intrattenitivo. Vabbè, ma torniamo a Diana del Bufalo e Cristiano Caccamo. Quando loro scappano dal taxi, c'è praticamente la polizia, non so come chiamarla, quelli che li devono acchiappare, che hanno una telecamera, vedono il taxi arrivare e lo vedono da questa parte. Il taxi sta qui, loro lo vedono da questa parte e dicono... dobbiamo schiarire la targa, non si vede. E dopo un po' una arriva e fa: abbiamo schiarito la targa, ce l'abbiamo fatta. E io mi domando, ma che senso c'ha? Il taxi nel lato in cui loro sono, in cui vedono chiaramente,
il nome identificativo. Ogni taxi ha tipo Imola 18, 56, Bologna 35. Quindi tu già ce l'hai lì l'identificazione del taxi, c'è la compagnia e c'è il codice, quindi non è che serve vedere la targa che fai tutto il giro, anche perché in un mondo normale dalla targa tu dovresti chiamare la motorizzazione, la società dei taxi, un'autorizzazione, quindi il giro sarebbe ancora più lungo, non ha senso. Ma parliamo un pochino del cast. Onestamente io ho trovato il cast sbagliato, ve lo dico tranquillamente. Secondo me non è ben chiaro il target, perché se Fedez, Luis, Diana del Bufalo, Cristiano Caccamo, che io onestamente non conoscevo, quando avevo letto i nomi, avevo letto Caccamo, io l'unico Caccamo che conoscevo, però non ne conoscevo la faccia, era un vincitore, un arrivato sul podio di X Factor, un cantante, quindi quando ho visto che era un attore, scusate, io non lo conosco. Io per carità non è che conosca questo mondo e quell'altro, soprattutto per quanto riguarda il cinema italiano non sono ferratissima. Se da una parte c'è Fedez, Luis Hall, Diana del Bufalo e Cristiano Caccamo, che hanno secondo me lo stesso target, quindi adolescenti, e non c'è niente di male, dall'altra parte trovo totalmente... trovo anche ok altri due membri del cast, ovvero Francesco Totti e Costantino della Gherardesca. Costantino della Gherardesca è famoso per Pechino Express, non credo lo conduca ancora, io non l'ho mai visto, scusate, Pechino Express, ho visto solo dei pezzi. Boh. Quindi questo programma forse vuole essere un po' vagamente simile, molto vagamente, quindi potrebbe richiamare lo stesso pubblico, ci sta richiamare un personaggio che è stato il simbolo di quel programma, ci sta. Dall'altra parte Francesco Totti lo conoscono pure le piede, quindi cioè, non c'è problema. D'altra parte io non l'ho capito sinceramente l'inclusione di Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra. Io non l'ho proprio capita onestamente questa inclusione, e tutto il loro percorso io l'ho trovato fortemente anti-intrattenimento e anti-televisivo. Cioè, non siamo a livello di televisione, siamo all'interno di una serie TV, ma secondo me sono l'unica coppia che, secondo me non ha dato quello che teoricamente avrebbe dovuto fare in quel tipo di programma. Stiamo parlando di un programma, quindi non una cosa privatamente che fai tipo la Spartan Race. Stai parlando di un programma e tu devi intrattenere. Se a me onestamente non fa tanto ridere per esempio le gag di Diana del Bufalo, dall'altra parte riconosco che lei e Cristiano Caccamo hanno dato intrattenimento per cui sono famosi e per cui sono apprezzati, quindi hanno preso questa strada sia per quanto riguarda non essere acciuffati ma anche per quanto riguarda intrattenere il loro pubblico. Quindi in un certo senso dare un contenuto, intrattenere non in quanto semplicemente la loro corsa, ma per i loro contenuti, dare quel qualcosa in più. La stessa cosa vale anche per Fedez e Luis Hall, che hanno fatto la stessa cosa, e se da una parte quando chiamano i parenti così non fa tanto ridere, quando invece, che ne so, sono andati da Facchinetti, quindi da altri VIP, secondo me ha molto più senso, perché il punto di forza di questo programma è VIP che chiamano dentro altri VIP, e quindi vedi, che ne so, la casa di Facchinetti e rimani un po' lì, cioè è intrattenimento, ecco. Quello che ha fatto al meglio questa cosa secondo me è Francesco Totti. Tutto il suo percorso è fortemente intrattenitivo, è la parte che mi è piaciuta di più. Lui è divertente già di suo, lui è intrattenitivo già di suo, è comico, ci sta molto al gioco, si lascia molto andare su queste cose e lo vedi molto genuino, molto carina tutta la cosa di lui che va dai preti, lui che prende il sosia. La parte più divertente è lui che gioca con i preti, molto divertente, i preti che lo vedono per la prima volta rimangono estasiati. Il programma è scritto, tutti i programmi sono scritti a grandi linee, anche i reality hanno degli autori dietro che a grandi linee scrivono quello che deve succedere, non è che ogni frase che dice un concorrente è stata scritta e pensata da qualcun altro e stanno recitando, no, però a grandi linee qualcosa, una struttura c'è, però allo stesso tempo deve esserci una nicchia, diciamo, di realtà, e secondo me c'è questo bilancio perfetto nell'andazzo di Francesco Totti. Lui è divertente vedere i monaci come reagiscono, è divertente che gli sono per la ruota, è vero, è finto, chi se ne frega, è carina come cosa. Le signore che dicono oh mio Dio Francesco Totti, è carina come ambiente. Dopo la parte, la strana coppia, c'è tutta la parte dei VIP, quindi altri calciatori, quindi chi segue Francesco Totti probabilmente potrebbe anche essere interessato al calcio e potrebbe fargli piacere vedere
vedere tutti questi calciatori. È carino che ci siano tipo la madre di Cassano, è divertente vedere lui che compra il mazzo di fiori per portarla alla madre di Cassano e gli fa i complimenti, lei che gli fa il piatto di pasta. Sono delle cose molto carine e secondo me è una delle parti che funziona maggiormente. C'è quella cosa che capisci che non può essere tutto reale, reale al 100%, ma allo stesso tempo c'è quell'odore, diciamo, di realtà. Dall'altra parte c'è Costantino della Gherardesca, che io l'avevo trovato dall'inizio, lui insieme a Totti, uno dei personaggi più forti a livello televisivo, intrattenitivo, perché è divertente, è nuovo. Cioè, se tutti gli altri vanno dal nonno, dallo zio, eccetera, eccetera, lui che va da questa contessa con questa casa immensa, lui totalmente tranquillo mentre gli altri corrono, lui che si inventa questa cosa di dar via l'anello per fare questa cosa e avere più soldi, qualcosa di diverso, lui che va poi al monastero indù. È piacevole da guardare, pure se lo prendono, vorresti continuare a vedere la sua fuga per 10 puntate, perché ha qualcosa di nuovo, di divertente, di interessante, cosa che invece io non ho trovato onestamente con Fuga, per esempio, di Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra. Onestamente non è intrattenitivo, loro che vanno di là, loro che incontrano l'amico, c'era l'unica parte che poteva essere sfruttata, che era quella di Casa Surace. Però non c'erano i volti più famosi di Casa Surace, non hanno sfruttato quelli, almeno quelli che conosco io, che non seguo Casa Surace, però ci sono due ragazzi che sono quelli che secondo me sono la chiave. Non hanno sfruttato il punto di forza, secondo me, di Casa Surace e l'iconografia, e questo è un problema anche della regia, di chi ha gestito il programma, quindi di cosa tagliare, cosa tenere, cosa fargli fare. L'unica parte che potevano sfruttare davvero era quella con Gabriele Muccino, non c'è stata, e sono andati dai testimoni di nozze. Ho capito che tu vuoi fuggire, ma allo stesso tempo allo spettatore che sta lì, se magari può far piacere vedere tua mamma, tua nonna, eccetera, eccetera, ma chi se ne frega di sapere i tuoi testimoni di nozze? Cioè, non è intrattentivo, è una strategia, così, però tu non stai facendo una fuga senza le telecamere, tu stai lavorando lì, stai facendo un prodotto di intrattenimento. E devi creare delle soluzioni, secondo me, che sono anche a favore dell'intrattenimento. Quindi che tu vai sulla casa della Tiburtina, a noi che ce ne frega. Inoltre ci sono stati onestamente dei momenti imbarazzanti per me spettatrice, che sono stati Claudio Santamaria che litiga con la moglie, lei che gli risponde male, lui che vuole andare al bancomat e vuole andarci da solo per depistare gli hunters, e le dice di rimanere a casa, e lei fa: ah, vuoi fare così? Va bene, deciso tu. E lui fa: va bene, andiamo insieme. No, no, ormai hai deciso tu, devi decidere tu, tu ti prendi la responsabilità di questa cosa. E va bene, vuoi venire? No, no, devi decidere tu. Lui fa: va bene, ci vado da solo, ti va bene? Sì, mi va bene. Poi lui esce, lei smadonna e si arrabbia. E lui fa: va bene, domani andiamo al bancomat insieme. No, io non ci voglio venire al bancomat insieme domani. Cioè, ma scusate, ma state facendo un programma televisivo? Ma se io voglio sentire una coppia sposata che litiga, mi metto a sentire i vicini di casa che bestemmiano addosso. Non è che mi metto a guardare una serie TV su Prime Video. Cioè, io l'ho trovato totalmente assurdo, perché lasciare quelle parti? Boh, io onestamente no, perché sono super imbarazzanti, ti senti proprio a disagio perché stai lì sentendo due che stanno litigando, che si stanno dando queste frecciatine che sono di una pesantezza assurda. Secondo me non fanno bene ai due personaggi, perché insomma sono davvero poco simpatici in quel momento, e due, non è neppure intrattenitivo, cioè... Boh, io l'ho trovata una pessima scelta da inserire, ecco. Ci sono dei momenti in cui si vede che le cose sono finte, tipo quando Claudio Santamaria e la moglie scappano nascosti tipo dentro delle scatole degli attrezzi del teatro, e c'è uno che teoricamente sta con il furgoncino aperto, dentro ogni scatola c'è uno di loro e deve alzare questa scatola per un paletto di legno, non so come spiegarlo, scusate, tipo un paletto così, per farlo salire su un furgoncino e metterlo dentro e permettere a loro di scappare. Il punto è che lui è un uomo da solo, noi lo vediamo muovere queste scatole con dentro, ok che ci sono le ruote, ma con dentro una persona, e come se non bastasse poi lo tira anche su in salita questa scatola con dentro teoricamente una persona di 60-70 kg minimo, e lo fa completamente da solo.
E non basta, perché se voi vedete l'attimo in cui va in salita, vediamo anche delle quattro ruote che due delle ruote non sono neppure sorrette da questa cosa di legno. Quindi non ci sta nessuno dentro quelle cose. Soprattutto all'inizio io ho percepito come troppo artefatta, ecco, certe scelte. Ah, Diana del Bufalo e Cristiano Caccamo e vanno da questo che c'ha i manichini de fuori. Seriamente, ma chi ci crede su? Cioè, i manichini fuori abbigliati a sciarpetta, piove due volte e diventano marroni quelle cose di terra e di tutto, ma vabbè. Fedez che va sulla casa dell'albero in Molise, perché il Molise non esiste, non lo so, l'ho trovata un po' una voglia di creare dei meme a tavolino che non funzionano, invece mi ha fatto morire da ridere. Francesco Totti che mangia con i monaci. E a un certo punto prende la bottiglietta dell'acqua, l'acqua minerale, così gli fa. E gli fa: è l'acqua santa? E il prete tranquillissimo gli fa: no, è acqua buona. Ovviamente l'acqua santa non è che si può bere o roba così. Però faceva ridere tutta questa cosa. Ed è. Si vede proprio la genuinità del prete che tranquillamente risponde. Altra cosa che onestamente secondo me mina un po' la credibilità del programma è il fatto che Cristiano Caccamo dica che improvvisamente deve chiamare la gente, improvvisamente, come se la gente non gli avesse preso questo ingaggio. Questo qua è un lavoro, cioè non è che loro stavano lì così, ecco, è un lavoro che seppur il premio sia dato in beneficenza, è un lavoro perché tu scegli se partecipare a qualcosa o meno in base anche a se quella cosa è credibile o ti fa fare una brutta figura, cioè non è che vai a fare, che ne so, l'ospitata in un posto malfamato o con brutta gente, cioè per il minimo. Quindi il tuo agente sa benissimo perché è stato lui a contrattare questa cosa di Celebrity Hunter con non si sa quale agenzia, eccetera, eccetera. Quindi lui lo sa che tu stai lì. Il fatto che lui debba chiamare la gente io l'ho trovata un po', sinceramente, poco credibile, e che lui, teoricamente, mentre sta facendo questa cosa, debba registrare il film. Seriamente. Seriamente, ecco. Inoltre, secondo me, c'è un altro problema per quanto riguarda i casting. Quelli che sono stati più facili, diciamo, da sgamare, sono stati proprio Totti e Fedez. Il motivo è che sono quelli maggiormente famosi e riconoscibili. Infatti, non a caso, uno dei motivi per cui è stato scoperto Totti è perché una signora si è fatta la foto e l'ha pubblicata. Idem per quanto riguarda Fedez. Questo programma ha un senso se tu prendi delle personalità che sono molto, molto, molto famose e riconoscibili. E ora, onestamente, non ha senso secondo me fare un cast con Totti, Fedez, Diana del Bufalo così o Cristiano Caccamo. Non sono così riconoscibili tanto quanto gli altri due, che ne so, camminano per strada e li riconoscono. Se Totti, che ne so, avesse preso un treno, al volo l'avrebbero bloccato in 10. Ma non è la stessa cosa. E quindi Celebrity Hunted, c'è l'idea che la celebrità sia difficile da nascondersi, proprio per quanto è così riconoscibile. E se tu prendi delle persone che sono celebrità, ma non così riconoscibili da il larghissimo pubblico, perché non hanno ancora avuto il tempo per costruirsi una celebrità così famosa. Totti ha avuto a decenni per consolidare la sua immagine, altri non ancora. E allora non ha senso, perché infatti Diana del Bufalo non è che si è dovuta nascondere roba del genere, boh. Quindi se avete voglia di vedere Celebrity Hunted, io onestamente vi consiglierei di guardare qualche altra cosa. Ci sono tante cose belle, onestamente, su Netflix Prime, e molto spesso quando vi dico queste cose ricevo dei commenti con scritto: sì, va bene, non è bellissimo, però ok, per passare il tempo. Siamo in un momento in cui l'offerta per serie TV, film, documentari è vastissima. Sia per quanto riguarda la parte legale, sia per quanto riguarda la parte malandrina, sia per quanto riguarda l'offerta numerica, cioè Netflix ogni settimana carica, non lo so, una quantità di serie gigantesca. Ci sono tante serie belle e io mi domando perché guardare cose quando avete la possibilità di investire il vostro tempo in tante cose belle. A me onestamente piace vedere le cose in lingua originale, eccetera, eccetera. Metto come sottofondo cose magari doppiate e che so che non serve guardare ogni 3 secondi lo schermo, perché tanto non è che ci sia questa regia emozionante da dover analizzare. E quindi metto delle cose che sono un po' per fare riassunti trash o roba del genere. Però se volete effettivamente guardare qualcosa per compagnia così, se potete, guardate cose belle, ecco. Onestamente io l'ho trovata davvero un'occasione sprecata, Celebrity Hunted,
perché secondo me con meno regia, super patinata, con 2000 riprese di troppe riprese dall'alto del quartier generale, eccetera, cioè, l'abbiamo capito, arrivati a una puntata di 50 minuti, l'abbiamo capito che quello è il quartier generale, ma non ha senso ripeterlo ogni volta, introdurlo ogni volta, abbiamo capito che è un'altra parte di Roma e quello basta e avanza. L'ho trovata una scelta un po' strana per quanto riguarda il casting, quindi quattro personaggi che sono vicini al target teenager. Costantino della Gherardesca, famoso, ha un pubblico televisivo, e Claudio Santamaria ha un pubblico più adulto, ipotizzo. Non lo so, non ho ben chiaro a chi possa rivolgersi e non vedo come magari tutti possano confluire all'interno di una stessa cosa. Ho trovato delle occasioni sprecate sinceramente dalla parte intrattenitiva. Avrei preferito una maggiore restrizione, un gioco in cui un VIP butta dentro l'altro e quindi si fa aiutare da altri VIP e crea delle situazioni carine, intrattenitive, soprattutto a chi è fan di quel settore, quindi magari Fedez che butta dentro tutti quelli della musica, non lo so, Luis che butta dentro, non lo so, YouTube, Diana del Bufalo che butta dentro tutti gli attori della TV, cantanti. Avrei trovato molto più interessante, oppure Costantino della Gherardesca, io mi immagino tutte queste sfarzose di ricchi, nobili così, non lo so, ti immagini così, Totti invece i calciatori, Claudio Santamaria, tutto il cinema italiano poteva buttare dentro, cioè immaginate veramente se bustava dentro casa di Muccino, c'era lui in pigiama che gli apriva in calzini, tipo ma che sta succedendo, ma tu non puoi rimanere da me. Queste sono cose divertenti e secondo me il programma non ha sfruttato al meglio per una voglia di pomposità che alla fin fine risulta non potente, inutile, perché capisci che tutto ciò è artificioso e ci sta, è un programma TV, sai che ci sono dei limiti, ecco, e non lo so, secondo me si dovevano prendere un po' meno sul serio, ecco, puntare maggiormente all'intrattenimento rispetto a tentare di fare il cinema Mission Impossible, perché il risultato è un po' tipo Squadra Speciale Cobra 11, ecco. Io avrei preferito più regia, un po' più da cronaca d'assalto, secondo me funzionava molto di più. Tutti gli hunter, quelli che dovevano riprendere queste squadre così, 200 squadre, che si facevano davvero fregare sotto il naso, tutti con questa pettorina stile giubbotto antiproiettili, ma in realtà con l'iPhone qua, riprese che si vedono due volte in croce, non so, il tizio che deve racchiappare il VIP, che teoricamente dovrebbe essere super forte, squadra speciale, eccetera, che s'accappotta su un paletto, cioè non le mettete quelle cose, fa ride, però il punto è che messaggio vuoi dare a questa serie? Che VIP sono così bravi che è stata difficile per loro, oppure boh, tutta una burinata e ciao, se è tutta una burinata perché questa cosa è super patinata, cioè non c'è senso, ecco. Questo era tutto quello che avevo a dire su Celebrity Hunted. Voi l'avete visto, vi è piaciuto, io vi direi, non guardatelo. Su Prime Video c'è American Gods che è bellissimo, c'è Good Omens che è bellissimo, guardatevi quello. Questo era tutto, se siete rimasti fin qui lasciatemi qui sotto l'emoji della macchina fotografica, così a caso totalmente. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!